Va bene, siamo giunti al momento più atteso, quantomeno, da coloro che a lunedì si alzano e dicono: ma va a caputare di quella bettonica. Gente che ha sempre lavorato. Alle 7 del mattino e dice: che ragione ho per alzarmi a lunedì mattina? Mm-mm. La ragione è il collegamento, il question time di Galateo, qui è con noi per esempio, con il nostro prestigioso docente. Buonasera, ben ritrovato, Lapo Mazza Fontana. Buon pomeriggio, miei mesmerizzati discenti, come state? Ma quando io vado al Leoncavallo c'è qualcuno in grado di lucidarmi la fibbia d'argento degli scarpini e di tirarmi i nastri della culotte? Sì, credo a man rovesci, sì. Fra l'altro. Allora, facciamo una piccola digressione musicale, visto che lei, caro maestro, si fregiava di titoli che non ha come critico musicale, criticando, anzi in maniera in mala maniera, un pezzo che mettevamo tempo fa, guarda caso è diventato colonna sonora di una pubblicità tra le più trasmesse in televisione per un operatore telefonico, quindi diciamo che non la prenderei io come selezionatore di canzoni, caro no. Lapo. Ma al contrario, ma era quella lì la famosa I'm Following, esatto, quella, sì, lì. Sì, sì. quella lì. Vabbè, ma cosa c'entra? Ma i tormentoni più sono orrendi e più ovviamente incontrano il favore della plebaglia. Sì, certo, no, voglio dire. Come volare quello che mi stai dicendo, come volare ma sei un... Allora Lapo, allora prima domanda di Galateo: se un grandissimo docente in una materia e riconosciuto dal punto di vista internazionalmente, sì, riconosciuto dal punto di vista che stimi tantissimo, diciamo in Galateo, sì, prende una topica colossale in un'altra materia, si può dargli del pirla o il rispetto che gli si deve per la prima cosa insomma sopravanza anche il disprezzo per la seconda, l'ignominia per la seconda. Ma naturalmente questa cosa non riguarda il sottoscritto, poiché io sono naturalmente edotto in quasi ogni materia dello scibile umano, però in realtà pochi sanno che, per quanto protervo, per esempio, il buon maestro deve essere sempre, anzi è ben grato a chiunque possa trovare delle pecche nella propria preparazione, perché ricordiamoci che un altro motto del nostro caro Latterorum è sì miseris succurrere disco, che il disco non è quello a I Follow, è da appunto da discere, ovvero da imparare o anzi insegnare, ma naturalmente è bello che qualcuno ci insegni qualcosa, per cui a cosa si faceva riferimento in questo siffatto caso? No, è il fatto che non capisci un cazzo di musica, ma questa è un'altra storia, Lapo. Ecco. Lei non si preoccupi, perché è giunto il momento delle domande sia nostre che degli ascoltatori al 331-6214013 oppure sul muro di Facebook di Econe Presempio. Allora, la domanda che vorrei farle io, caro maestro, è un po' un corollario di quello che abbiamo detto fino adesso e prende un po' le mosse dalla cronaca. Quindi, la capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Lombardi, ne sta pestando una via l'altra. L'ultima è quella... Ecco, dove sta scritto che il Presidente della Repubblica deve... Allora, non ha detto esattamente questa frase qua. Gira su Facebook la vulgata così. Ma siccome la rete è come dire, il faro, allora te la devi prendere sia negli oneri che negli onori. E quindi, quando non so qualcosa e non maneggio proprio bene l'argomento, fino a che punto posso sbanfare e quando invece devo tirare i remi in barca e stare zitto? Ma vi faccio il caso, per esempio, di poche ore fa. Io ero nella una delle mie piazze favorite di Milano, insomma, fra Palestro, Piazza Spromonte, certo, che mi piace molto. Ricordiamo che lei non è mai andato oltre Porta Venezia. No, naturalmente no. Beh, naturalmente sappiamo che, insomma, anche le campagne sono frequentate dagli aristocratici di alto e di infimo livello, ma noi naturalmente ci aggiriamo per queste campagne mai senza un falconiere e un falco, perlomeno per la caccia, e la famosa muta di veltri, certo, no? Naturalmente, perché sennò altrimenti sarebbe disdicevole, e in questo caso naturalmente si cerca sempre, in materia canina, il gentiluomo deve essere dotto, cioè ne deve sapere, appunto non fatevi mai trovare impreparati in materia di setter, di bracchi, di Welsh Corgi, no? Ne parlavamo l'altra volta. Chiaramente. Certo, e lì bisogna essere preparati. Se invece si parla... che ne so, di farmaco, di micologia, per esempio, che ricordiamo che cos'è ai discenti che non se lo ricordassero, ovvero l'uso eventualmente non allucinogeno dei funghi, ovvero la scienza nel conoscerli, non è proprio necessario banfare anche in questo caso qua. E in certi altri casi, voi per esempio vi ricordate
qual è il disarcionamento di Bernardino della Ciarda nel trittico del Paolo Uccello? In questo momento, secondo me, state googlando, confessate. State googlando? Sì, stiamo googlando. Sono venute fuori cose che non possiamo raccontare. Esatto, cose che ho visto, cose che voi ascoltatori non potete neanche immaginare. Ho detto Bernardino della Ciarda, non Bernardo. No, fermo lì. Non è che deve spiegarle tutte, guardi che le capiamo, è più sovente. Ah, bene, meno male. Allora, se per esempio non siete esperti di uccello, in questo caso non banfate, naturalmente. Era questo un po' il fine della mia alatissima battuta, per il quale adesso potete sbellicarvi. Siamo qui che ci rotoliamo. Senta, Lapo, io vado invece su un qualcosa di un po' più prosaico, ma che altrettanto si attaglia all'attualità. È arrivato il momento degli occhiali da sole. Quando non vanno messi perché è fuori dalle regole del galateo? Ah beh, questa è una bellissima domanda. In effetti, come diceva Battiato, che appunto in materia di turpiloquio e di Bernarde se ne intende, diceva c'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Vedete che io mi merito il titolo di critico musicale Toto Cielo, come abbiamo spesso detto. Allora, in questo caso il più carisma e il sintomatico mistero non deve essere abusato, cioè è chiaro che noi veniamo dagli ultimi mesi di plumbeo inverno milanese, quando uno si presenti solo 2 giorni fa, adesso già ce ne dimentichiamo perché c'è un bel sole, ma solo 2 o 3 giorni fa al Salone del Mobile sotto un'acqua incredibile, arrivare col total black, col coso nero, no, giusto? Giusto! Anche quindi, perché uno va a sbattere invece di andare a beccare, vede che quello invece è un citrone maledetto. No, ma poi eviterei commenti del tipo, guarda, è arrivato Neo di Matrix. Cioè, quelle robe lì un po' eccessive, no? Un occhiale comunque contenuto. No, contenuto. Poi adesso vanno di moda, soprattutto per le giovanissime, ho visto, che già ci piacciono in generale, ma insomma, questi occhialoni un po' anni 80, no? Sì. Un po' grossi. Che lei non... No, sono belli, mi piacciono anche, non posso dire di no. Però insomma non esageriamo in questo tipo di cose e soprattutto facciamone un uso non proprio massiccio. Cioè se siamo allo Space di Ibiza magari nel pomeriggio va bene, ma se siamo all'after party in via Corelli alle 5 del mattino evitiamolo. Voi che dite? Tanto voi, io lo so che ci andate all'after party con i Ray-Ban, naturalmente. No, all'after party senza i Ray-Ban, perché al pre-after party evidentemente li ho persi e rotti. Stati calpestati da un branco. Poi i Ray-Ban fanno un po' San Babilino, un po' così, vero? Sì, va bene. Andiamo alla prossima domanda. Sì, Lapo, un messaggio che ci arriva al 331-6214013 da parte di Matteo. Posso lasciare la mancia con la carta di credito? E soprattutto, la mancia va al mio cameriere o se la tiene il ristorante? Bella questa domanda. E lì non è sempre vera la stessa cosa, perché ci sono i ristoranti che se l'attribuiscono, ci sono quelli che la ridistribuiscono fra tutti i vari personale di sala e personale di cucina. Ci sono diverse regole sia a seconda dei paesi che a seconda dei singoli ristoranti. Ci sono addirittura dei ristoranti che non accettano la mancia cash, no? Addirittura in certi posti. Comunque vale sempre la regola che si dà la mancia, un po' si lascia lì sul piatto, no? Che vada direttamente al cameriere o che poi il cameriere la porti per poi condividerla con gli altri. Sappiate che nella vituperata ipotesi che voi non frequentiate gli Stati Uniti, e questa è una cosa già disdicevole, immaginati con il vostro jet privato, con il vostro jet privato che non andiate naturalmente all'Art Basel di Miami almeno 4-5 volte l'anno, naturalmente. A finire il famoso ruinar che avevate schifato la settimana scorsa, in questo caso andate e sappiate che molte cameriere vivono proprio quasi solo di mance, per cui bisogna fare i braccini in quel caso. Sì, ma non si è capito, si molla o no con la carta di credito? Si molla. Con la carta di credito? È meglio cash. Addirittura è meglio quando uno paga con la carta di credito lasciare magari 5 euro lì sul piattino, è molto più chic. Ricordate che lasciare sempre una piccola mancia, non troppo esagerata, ma una piccola mancia fa sempre un'ottima impressione sulle donne con cui si esce. Io mi ricordo forse fa ripartire la sigla. Sì, la facciamo partire intanto lui, vediamo se riesce a concludere in un minuto. Vada! È magnifico, io feci una figura barbina in un ristorante degli Hamptons a New York con la mia fiancée americana dell'epoca, proprio perché pagai con la carta di credito. Tornò indietro dicendo, ma non hai messo la mancia. Non lo so, caro, mi avevi proposto il coso.
pagato il conto, io ho pagato, e lei mi guardò con grande rincrescimento. Allora fui costretto a mettere mano alla tasca, che è sempre una cosa traumatica. Ma no, ma non è vero, ma se le escono da tutte le parti. Caro mio, caro Lapo. Allora, va bene, posso ringraziare Lapo per non aver fatto battute sul fatto di portare gli occhiali che da sole e dell'uso che se ne fa? Sì, cioè, bravo. In questo momento lo farà la Roberta Lombardi, con l'occhio, con quelle occhiaie, certo, che ha quei calamari, altro che i cinquantenni, secondo me ne ha fatto anche di peggio. Ciao Lapo, alla prossima. Grazie, ciao Lapo.